stiamo andando verso il porto di Porto Torres per imbarcarci. Cioè ragazzi, sta diluviando, la getta che è una bellezza. Modello talebano. C'è freddo, c'è vento, che freddo, vento. Siamo sul ponte di questa favolosa nave, ammirate. Questa è la nostra cena. Tra mezzino, mica glieli regalo 24 euro per una tagliata. Fossi matta. Cioè, i prossimi 4 giorni, secondo voi, io li devo passare qua? No, cioè, ditemi se è una cosa giusta questa. Che schifo questo bagno, ma dove l'hai trovato? Non lo so, scusami, guarda, ma io pensavo che fosse meglio. Cioè, pagato pure in anticipo, capito? No, non lo so. Che figata! Vasca idromassaggio, doccia super gigante, bellissima. Abbiamo anche l'acquario. Buongiorno, eccoci qua in questo spettacolare scenario, una giornata meravigliosa, andiamo in escursione da qualche parte. Ehi, ciao, ci troviamo su un bus dopo 2 anni che non ci salivamo. Ed eccoci qua. La nostra meta, Lago di Braies. Occhio che si scivola. No, si scivola. E potevamo non avere il permessino speciale e la chiave? No. E vai. Ta-da! Andiamo. Professore, oggi di che cosa si parla? Allora, oggi parliamo di geografia. Bene, dove ci troviamo? Lago di Braies. Ah sì. Parlami del Lago di Braies. Il Lago di Braies è fantastico, meraviglioso, superlativo. Va bene? Va bene, 8. Grazie. Aria buona, aria di montagna, che il gusto ci guadagna. Quindi, forse sono ferme. Che posto fantastico! La giornata è meravigliosa. È l'ora della pappa e dopo la lunga passeggiata a bordo lago ci vuole un bel pranzetto.
solo voi, ma chi sta meglio? Questo divanetto a dondolo è una meraviglia. Buongiorno amici cari. Oggi giorno 3, escursione verso il lago di Dobbiaco. Buongiorno, siamo sulla corriera per andare a vedere il lago di Dobbiaco. Finalmente siamo arrivati al lago e adesso ci facciamo il giro. Vediamo quanto è lungo questo giro. Anche questo lago non sembra niente male. Rigorosamente made in Sardegna. No, olio. Guarda, guarda là, la moffetta, la vedi la moffetta là dietro? La moffetta, no, l'ho persa. Ho visto solo il culo della moffetta. Era proprio lì. Dopo un pranzetto sostanzioso ci vuole una bella passeggiata. Salutare! Ogni tanto si trovano queste chiesette monodose piazzate così a mezzo al verde. Buongiorno, quarto giorno e ci facciamo l'escursione in questo bosco che è praticamente a ridosso della nostra area camper. Le caprette ti fanno ciao! Ennesima chiesa monodose. Cosa c'è dietro la curva? Dietro la curva c'è? La salita. Ah, ecco. Meno male. In inglese è storm, tempesta. Che dire? Uno spettacolo della natura. Ed eccoci qua. Siamo tornati al nostro campo base. Una bella camminata abbastanza impegnativa. Siamo saliti là, proprio là. Però bello.
Amici di Radio Tatanka, e questo è come conciato Tatanka dopo 1500 chilometri. E vai! Buon pomeriggio! Finalmente siamo arrivati al porto di Genova. Non vi raccontiamo che casino per arrivarci, non per arrivarci, ci siamo arrivati, ma poi ci hanno mandato indietro perché era ancora presto. Bastardi, 20 minuti di anticipo. Allora, ci troviamo su questa fantastica nave da crociera, grandi navi veloci, e siamo niente meno nel ristorante di Gran Classe. Abbiamo ordinato una pizza, andiamo bene. C'è da dire che sono tutti dei napoletani, quindi almeno quella, una cosa voglio dire, la sanno fare bene, che la faranno bene anche qua sopra. Aiuto, comunque voglio dire pomposamente, questa è la voce fuori campo, pomposamente, le cabine, no? Con vista mare praticamente hanno vista a scialuppa di salvataggio. E comunque non sono cabine decenti. Diciamo che abbiamo il vantaggio che se la nave dovesse andare a fondo, noi abbiamo sfondiamo il finestrino e ci accappiamo, e siamo subito nella scialuppa. E voilà la pizza. Pare che la pizza fosse buona. E buongiorno. Siamo in addirittura d'arrivo al Porto Torres e si rientra a casa e al lavoro soprattutto. No!